Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Viola, la figlia di Ivan, poco fa è nata. Noi siamo qua all'ospedale di Fano, al Santa Croce, per conoscerla. Venite con noi. L'ex modello di Urbagna aveva promesso una sorpresa durante la serata Un desiderio tra le stelle a Monte Maggiore sul Metauro, e una grande sorpresa c'è stata veramente. A una manciata di minuti dall'inizio dello spettacolo e corso a Fano all'ospedale Santa Croce, Viola aveva deciso che era ora di venire al mondo. Ivan, da 45 minuti circa sei padre. Le prime emozioni, le prime sensazioni, hai assistito al parto, eri in sala parto, è nata, sta bene? Quanto pesa Viola? Prima di tutto raccontaci tutto. Io ho assistito a tutto il parto, dalle prime, da quando ho avuto le prime doglie, ero già qui, tanto mi avete visto che sono partito come un razzo dalla sfilata, e alle 9 qualche minuto ero già qui, quindi sono partito dalle prime dilatazioni di 3-4 cm alla dilatazione di 9 cm dove poi la bambina fuoriesce. È nata Viola alle 22:45 e... Quanto pesa? Pesa 3,6 kg circa, mi hanno detto. Adesso le stanno facendo tutte le varie prove, test appena nata, e hanno detto che tutto va bene. E la prima emozione è stata che nel momento in cui l'ho sentita, ho appena visto la testolina uscire, mi hanno fatto accarezzare ancora prima che uscisse. E lì a momenti stavo cadendo perché stavo già piangendo. Ho toccato la testa, mi sono rimesso seduto, che ho detto qui casco, infatti mi hanno fatto risedere. E guarda, è stata un'emozione bellissima. La domanda di rito, anche se ancora è presto, a chi assomiglia? Ma credo che assomigli alla mamma, purtroppo. Però la mamma sta bene, hai detto, felicissima. Ma la mamma sta benissimo, è stata molto brava, è stata veramente brava, l'hanno detto anche i dottori. In poco tempo, lei in meno di 2 ore ha fatto dal travaglio alla nascita, è stata veramente brava. Ciao a tutti, Monte Maggiore, è nata. È andata bene, in 2 ore è nata Viola. Quanto
Sì, sì, sono stato dentro, ho assistito ogni minuto, ogni istante. Fate gli auguri a nonno Luca. No, no, vi sento male, ragazzi. La mamma sta benissimo, è stata bravissima la mamma. Il? Papà è molto emozionato e tra un po' farà la sfilata dall'ospedale. Le prime impressioni da zia quali sono? Che è stata una cosa veramente bella. Sono rimasta proprio allibita, c'avevo la lacrima, quindi è bellissimo, davvero bello. Hai visto Viola, chi assomiglia? Noi vogliamo sapere a chi assomiglia. Un po' alla zia assomiglia? No, alla zia no, sembrava più alla mamma, però c'aveva un faccino bello tondo, due occhi aperti, bellissimo, guarda. Io poi non ho nemmeno guardato più di tanto perché ero emozionata, è stato bellissimo. Grazie. Guarda, è stata forse la passerella più bella della mia vita. La passerella più bella della mia vita che rimarrà sempre dentro di me. Ne ho fatte tante, ma bella come questa, col cuore che batte a mille come questa, non l'ho mai fatta. E oggi che è nata Viola, ho finalmente la cura e ho qualcosa in più che mi aiuterà a rimanere ancora più ancorato a questa vita. Ivan, ce l'avevi promesso, l'hai fatta qua in ospedale, ancora più bella questa... Io l'avevo promesso, io ci tenevo, l'avevo detto da tempo, no? Come ho scritto anche nel mio libro, che la nascita di mia figlia è come la conclusione della mia fiaba, no? Alla nascita della mia figlia io tornerò a camminare e ci tenevo a farlo. Purtroppo no, stasera, è successo questa cosa bellissima mentre c'era la sfilata, ma io, sai, è nata Viola e voglio camminare e l'ho fatto dall'ospedale. We'll be right back.